ragazze, ciao ragazzi, ditemi, vi prego, che ho trovato l'inquadratura più figa al mondo per il mukbang, ok? Ho studiato le inquadrature dei mukbangers e sono uscita praticamente con questo. Quindi ditemi, vi prego, che è decente questa inquadratura, che è la più figa possibile immaginabile per il mukbang. E perché il gatto Denver cammina sul bancone della cucina? Denver? Questa è nuova. Questa è veramente bella, sapete perché lo fa? Perché lui e Gatto Max, che sono così tanto amici, nel frattempo spacchettiamo, e praticamente Max sta insegnando tutte le cose a Denver che non dovrebbe fare, tra cui camminare sul balcone della cucina. L'ultima volta abbiamo trovato, Eric in realtà, ha trovato Max sull'ultimo ripiano in alto, che non so nemmeno come ci sia riuscito, ma lui è agile. Denver e Audrey non lo sono, Beta nemmeno così tanto. Anche oggi McDonald's, ragazzi, ma come avrete notato dal titolo, oggi farò la Chicken McNugget Challenge. Allora, ho visto solo Trisha Paytas fare questo video, quindi magari non esiste nemmeno questa challenge ed è un video che si è inventata lei, non lo so. Da quanto diceva, mi sa che era effettivamente una challenge che andava in giro. Quindi io ho preso 20 più 20 chicken McNuggets, quindi 40 McNuggets totali dal McDonald's, e vedremo quanti riesco a mangiare, perché sostanzialmente la challenge sta proprio in questo, cioè ti strafoghi di chicken McNuggets fino a quando stramazzi per terra il suolo. Non sto scherzando. Allora, questi sono i nostri nuggets. Tanto quando vi faccio vedere il cibo non è mai a fuoco, quindi ce ne sono meno perché sto perdendo tempo, ok? Dovrei tenere il conto in qualche modo, quindi questo sarà interessante, ci proviamo, altrimenti molto efficace sarà. Se io sbaglio a contarli, scrivetemi nei commenti quanti effettivamente ne ho mangiati, ok? Perché uno, con la matematica sono pessima, due, ho una fame terribile e probabilmente mi perderò in chiacchiere e non mi ricorderò a che punto sono, ok? Poi, naturalmente, da accompagnamento, cioè potevo mangiarmi 40 chicken McNuggets e basta, anche perché oggi ho mangiato tipo un pezzetto di pane con due fette di prosciutto e una pesca, quindi ho parecchia fame. Allora, ho preso le patatine, quelle semplici, e poi ho preso queste, che sono, aiuto, sta cadendo di tutto, non c'è il bastoncino, ma non lo useremo. Chi è che, cioè, chi è che li usa sti cosi? C'è qualcuno che li usa? Io mangio con le mani. Ho preso le Ricke Fries, che hanno il cheddar cheese sopra, quindi spero anche che l'illuminazione sia decente, ma d'altronde è un mukbang, quindi chi se ne frega un po', no? Perché tanto è importante che si veda che mangio. Allora, potrei metterle, ma perché non? Cioè, sono praticamente identiche, però c'è una sottiletta sciolta sopra, vabbè, queste le teniamo per dopo, vedo se le mangio. E poi ho preso anche il McFlurry, però è in freezer, perché ho imparato dal mukbang in cui l'ho tenuto là tutto il tempo e poi praticamente ho bevuto gelato liquido. Naturalmente, prima di iniziare, sorso di Coca Zero, stavolta uso il Good Brow bicchiere di Benefit. Lo sapete perché? Io avrei preso anche la Coca Cola con l'ordine, no? Il fatto è che mi arriva sempre versata, cioè è la borsa che mi arriva gocciola ogni volta che ordino una bibita, quindi devo veramente evitare. Allora, iniziamo. Primo nugget. Primo nugget. Ok, è plurale, ma comunque sto realizzando in questo momento che questo è il primo video, cioè mukbang, è il primo mukbang che filmo in questa casa, ragazzi. Che emozione, perché quando ci abitavo effettivamente i mukbang non esistevano, o almeno per me non esistevano, probabilmente sì. E quindi da quando mi sono ritrasferita qua, questo è il primo mukbang. Probabilmente vedete passare Gatto Denver, Gatto Max, Gatta Beta o Gatta Stellina. E tanti mi chiedono, quante ne ho mangiate? Ho già perso il conto, è possibile? Due. Uno, due, due credo. Una. Oh mio Dio, cioè io mi perdo in chiacchiere, non ho idea, cioè io mangio, vabbè. Almeno sappiamo che quando finisco questa, se mai la finisco, sono 20. E tra l'altro notare che mi sono scritta nelle note tutti gli argomenti che voglio trattare o anche semplicemente domande che mi fate a cui voglio rispondere, perché per me è importante, almeno quando vedo tante domande uguali, magari rispondo in video. Spero di non essere tagliata a metà testa, magari rispondo in video, quindi me le segno, così poi quando faccio un mukbang o un video chiacchiericcio posso rispondere. Vi prego, tenete voi il conto per me,
dei nuggets, perché non sarò in grado, mi sto già rendendo conto. Allora, proviamo queste patatine con il cheddar cheese per la prima volta. Beh, non sono male, devo dire. Forse quelle con la pancetta erano meglio, ma non ero molto certa di voler mangiare la pancetta al McDonald's, non so perché. Allora, una cosa importantissima, ragazzi, che mi sono scritta, perché non è, cioè, quando vedrete questo video domani, la notizia sarà già uscita, quindi posso dirvi tranquillamente che è uscita la mia candela. Mamma mia, che strano dirlo, oh mio Dio! Farò comunque un video dedicato a parte, ma in anteprima, ragazzi, è uscita la mia candela con Jewel Candle. Dalle 16 di oggi è già disponibile per la vendita, quindi potete andare, vi metterò il link qua sotto, potete andare sul sito di Jewel Candle e ordinare la mia candela. Si chiama Fairy Tale, è tutta ispirata al mondo delle fiabe naturalmente, e all'interno ci sono dei bellissimi orecchini argento placcato oro 24 carati che ho disegnato io, li ho disegnati tutti io, sono super contenta, specialmente quelli che richiamano i miei tatuaggi, sono particolarmente speciali, ma ce ne sono veramente tantissimi, vi farò vedere poi nel video dedicato, anzi, sì, no, poi caricherò prima il mukbang, poi il video dedicato, vi farò vedere tutti gli orecchini che potete trovare e sono super 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 contenta. Non ve la faccio vedere adesso ovviamente, ma la vedrete nel video dedicato, probabilmente domani. Oggi l'avrete già vista su Instagram però, quindi seguitemi su Instagram come sismakeup01 o il mio nome e cognome e venite a vedere e ditemi che cosa ne pensate della mia candela. Il profumo, ragazzi, ci ho messo tantissimo a sceglierlo. Vabbè, non voglio che questo video sia solo sulla candela, però adesso che posso vi racconto. Ci ho messo tantissimo a scegliere il profumo, letteralmente ero lì, non lo so, 2 ore ad annusare un sacco di profumi diversi ogni volta con il caffè per eliminare l'odore, cioè, e alla fine il profumo che ho scelto era il più goloso, il più buono secondo me, si sente molto, ho scelto una fragranza abbastanza forte, c'erano diverse possibilità, io ho scelto quella più forte, e profuma di vaniglia e caramello, ragazzi, quindi cioè per me è la candela ovviamente migliore al mondo, è rosa, insomma non vedo l'ora che voi ce l'abbiate tra le mani e insomma se la prendete, se la comprate ovviamente, poi mandatemi le stories, i post, sono super 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 contenta, quindi che figata poterlo dire finalmente, ho aspettato tanto e finalmente posso dirlo. Forse dovrei mettere un countdown di tutti i nuggets che mangio in sovraimpressione, ma probabilmente sbaglierei e probabilmente perderei in conto anche durante il montaggio, quindi nel suo stesso senso. Come al solito il gatto Denver non può mancare. Amore mio, amore mio, vuoi venire più vicino così ti vedono tutti i tuoi followers? Oh mio Dio, ragazzi, noi dobbiamo parlare di questa cosa. Gatto Denver, non fregarmi il cibo, non ti fanno bene le patatine McDonald's. Ragazzi, gatto Denver sta facendo le collaborazioni con i brand. Non so se avete visto le mie stories per Universal Pictures per l'uscita del nuovo film Pets 2. Non so se avete visto che gatto Denver ha fatto anche il testimonial, il gatto testimonial per la nuova collezione ispirata agli animali domestici della Toon. Ragazzi, io non voglio dire niente, però qui abbiamo una piccola star. Cioè, voglio dire, torna a casa Lessi, nasconditi della serie. Cioè, gatto Denver, ragazzi, spopola e gatto Denver. E caro Denver è desiderato da tutti. Quindi tra un po' il mio canale si chiamerà, non lo so, Gatto Denver 01. Perché mi lecchi il gomito? Perché? Oh mio Dio. Ragazzi, questa ve la devo raccontare. Come ve l'ho raccontata? Come ve l'ho raccontata? Sulle stories? No, ve la devo raccontare in questo, è più importante. Allora, con Eric siamo andati a Gardaland e a Movieland. Ok, ok, dovete sapere, se già non lo sapete, che io sono terrorizzata di tutte le cose paurose. Cioè non vado mai nelle cose di Halloween, non vado mai, che ne so, sulle montagne russe, sulle cose paurose. Cioè, io ho paura, ok? Sono molto peggio dei bambini, perché i bambini sono coraggiosi e le giostre su cui vanno loro, io tipo non ci vado. Io sono tipo da brucomela, da
trenino Oriente Express, molto blando, molto calmo, molto mi piace stare con i piedi per terra e soprattutto non mi piace quando mi spaventano. E a Movieland Eric è riuscito a convincermi e sono entrata nella Horror House, come si chiama? Horror Mansion, Horror House, ragazzi. Allora, a parte che il destino ha voluto che davanti a me ci fosse una ragazza che era mia follower, mi ha salutato subito, mi sono appiccicata a lei, cioè proprio così, tipo trenino, capite? Sono messa veramente male. Eric stava dietro di me, gli ho detto non lasciarmi neanche per un secondo, tieni le mani lì, sono terrorizzata. Allora tu entri ed è tutto completamente buio e devi seguire questa lucina piccolissima in fondo e le persone, cioè, e vengono questi... Non so, c'era Nightmare, c'era la ragazzina dell'esorcista, vengono lì e ti spaventano. È stata, non sto scherzando, una delle esperienze, lo so che è stupido, ma è stata una delle esperienze più terrorizzanti della mia vita. E voi direte, evidentemente non hai avuto granché spaventi di questo genere. No, però credetemi, è veramente terribile. Cioè, la ragazza, grazie al cielo, questa mia follower simpaticissima, la saluto di nuovo, grazie, grazie, mi ha aiutato tantissimo. Praticamente lei conosceva benissimo tutto, tutta la casa, tutto, e quindi sapeva esattamente quando sarebbero usciti questi tizi, cioè in costume, a spaventarci. E quindi mi diceva, guarda, tra un po' ne arriva uno a sinistra vestito da Nightmare, stai attenta. Dopo un po' mi diceva, guarda che adesso esce quello che è molto sega, non ti preoccupare, è finta, cioè lei si è preoccupata per me. E mi ha aiutato tanto. Ma l'esperienza in sé, allora, mi sentivo protetta perché dietro a me c'era Eric, sempre con le mani sulle mie spalle, ma ragazzi, io fossi stata lì da sola, io penso sarei morta. Avrei iniziato a gridare, qualcuno sarebbe dovuto venire a prendermi, cioè io non ce la potevo fare. E poi continuavo a chiedere a sta ragazza, ma è quasi finito? E lei, non siamo neanche a metà, no, mi diceva, siamo quasi a metà, tranquilla, io... Oh mio Dio, non vedevo che fosse finito, non siamo neanche a metà, cioè ero disperata. Praticamente non sono riuscita a guardare nulla, se non i miei piedi, anche per la paura di cadere, sinceramente, perché è completamente buio, non vedi niente. Praticamente ho guardato solo i miei piedi, a volte alzavo lo sguardo, ma lo riabbassavo subito. Mi ha spaventato tantissimo. Allora, Eric mi ha detto che era la ragazzina di The Ring, quella con i capelli scuri, lunghi, insomma, e io, visto che guardavo solo a terra, non me ne sono resa conto di chi fosse, però ha fatto un rumore fortissimo, Eric mi ha detto che aveva un tubo, cioè io l'ho guardato, non so niente, prendete solo i piedi, vedevo, aveva un tubo di metallo che scagliava a terra vicino alla gente, era scagliato proprio vicino a me, ragazzi, un rumore, io ero terrorizzata, non capisco. Non capisco come a qualcuno possa piacere spaventarsi. Loro evidentemente, cioè chi si diverte in queste cose, evidentemente, buon per lui, praticamente sa che è tutto finto e quindi dice, cioè, che me frega, sono attori, cioè non possono farmi niente, cioè posso riderci su. Io invece sono terrorizzata e non facevo che ripetermi, Nicole è tutto finto, Nicole tra un po' finisce, Nicole è tutto finto, tra un po' finisce, non ti preoccupare, cioè, è stato terribile. Piuttosto vado su una montagna russa, vi giuro, che tornare in quel posto. È terribile. Bravi gli attori a questo punto. Poi ragazzi, io non ci posso credere. Anche questo ve l'ho detto sulle stories. Cioè, quanti siamo? Boh, neanche 10 credo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne ho mangiati solo 5. È possibile? Non ne hanno messi di più. Quindi ci siano mangiati solo 5. Cavolo, sono quasi piena. Mamma mia. No, cioè devi fare un po'. In realtà sono molto affamata. Ma vi stavo raccontando di Movieland. Alle 17 a Movieland. Tanto consiglio, ci siamo trovati molto bene, molto bello. Allora, mi ricordo un po' di Universal Studios a Los Angeles, anche se più in piccolo, però il tema è quello. Sono molto, cioè a me è piaciuto molto. Alle 17, prima che il parco chiuda, praticamente c'è questo show stuntman in cui recita, insomma, un attore che fa la parte di Rambo, poi c'è tutta una sceneggiatura, una
è una cosa pazzesca, ci sono gli stuntmen che fanno robe pericolose, fanno finta di spararsi, eccetera. Inizialmente vengono tra il pubblico a scegliere tre persone che faranno parte dello spettacolo, che sarebbero tre carcerati che poi Rumble a fine spettacolo dovrebbe salvare. Ok, tutto il giorno che dico ad Eric, vai che scelgono te, lui, sì dai, sarebbe figo, io, tranquillo che scelgono te, io sono sicura, farò di tutto perché scelgano te. Arriva il momento, siamo tutti seduti, il pubblico, vengono sulle guardie. Eric sapeva come funzionava più o meno perché c'era già stato tanti anni fa, e salgono le guardie e io, cretina, dietro Derek così ad indicarlo, no? Cioè scegli lui, Tizio viene e dice, bene, tu che indichi costantemente, vieni proprio tu, e io, no, davanti a tutti sono venuti con questi fucili finti a dirmi, muoviti, braccia, mani dietro la schiena e adesso cammina, e insomma, io e altri due poveracci del pubblico abbiamo partecipato a questo show, ragazzi, che imbarazzo, che poi, cioè io volevo che scegliessero lui e ci hanno mandato me, mamma mia, cioè vabbè, comunque mi sono divertita, però cioè non ci potevo credere, ma proprio a me, se ci siete già stati sapete di che cosa parlo, c'è un sacco di gente che guarda questo spettacolo, quindi è stato veramente imbarazzante ma divertente. Poi sempre riguardo Movieland, sulle stories abbiamo messo la foto dei gelati che abbiamo preso, ed erano dei coni con il gelato alla vaniglia ma completamente neri, ma nero intenso, e tutti ci avete chiesto, ma che cos'è? Allora è un normalissimo gelato alla vaniglia e ha il sapore di un normalissimo gelato alla vaniglia con il cono, però ha un colorante che ovviamente non ha sapore, però che rende sia il cono che il gelato in sé completamente nero. Una figata pazzesca. Ed è buonissimo, cioè non sa di strano, ecco. Ed è ispirato ad una delle attrazioni Black Mamba, se non sbaglio. Comunque è stato molto bello. Abbiamo fatto anche il giro su una specie di battello, ti fanno mettere il salvagente e ti portano con questo stuntman che fa delle acrobazie, una figata. Mi è piaciuto tanto. Poi vabbè, ovviamente c'erano montagne russe, roba su cui io non andrei neanche morta. Eric ci va. Ok, allora lui è la persona meno paurosa che io abbia mai incontrato, cioè non gli fa paura niente. Lui sulle montagne russe, dove io sono disperata, e non solo montagne russe, per farvi capire, Atlantide, Atlantis, come si chiama, Gardaland, cioè. Ok, io lì sono disperata, lui sta così. Ogni tanto per finta fa perché sente gli altri, no? E lui cioè tranquillissimo, quindi lui va a fare tutto e poi gli dico, ma senti, ma grida almeno un po', fai no, cioè un po' di ok, allora va ogni tanto grida e io e lui, però lo faccio tipo per farmi contenta, alla fine non gli fa niente, ma com'è possibile? Commentate qua sotto e voglio vedere in che percentuale siamo. Siete come me ed avete paura di tutto e non le fareste mai le montagne russe, oppure siete dei tipi spericolati come Eric e cioè provereste tutte le montagne russe possibili immaginabili. Scrivetemi nei commenti, voglio vedere se siamo più paurosi o se siete più voi temerari. Non lo so. Secondo me siamo più paurose noi ragazze, forse. Boh, non lo so. Non necessariamente in realtà, perché io ho amiche che vanno su tutte le robe più paurose possibili e immaginabili, quindi dipende secondo me. Non so, voglio vedere, voglio aspettare i commenti e vedere. Comunque, io parlo di cose totalmente a random, ragazzi, che voglio semplicemente dirvi. Allora, oggi ho provato il fondotinta che secca le pelle, cioè, detta così non è tanto interessante, cioè non è tanto bella. Ma secca la pelle praticamente, è come applicare fondotinta e cipria assieme, ed è un fondotinta della Femine, scritto Feminae, è un brand con cui io ho lavorato e mi hanno mandato questo fondotinta, ma solo perché io lo provassi. Ragazzi, colore mi sembra perfetto, ditemi voi, ma la figata più pazzesca è che cioè, è liquido, l'ho applicato e
non mi serviva la cipria, non ho messo cipria, ho messo solo un po' di cipria sotto gli occhi per fissare il correttore, ma su tutto il resto del viso non ho messo cipria. E io di solito, che ho le pelle mista, se non metto la cipria sono, cioè, lucida, lucidissima. Adesso io, cioè, non lo so come sia possibile questo fondotinta, comunque è pazzesco. Se avete la pelle mista, molto grassa, in estate, cioè, provatelo almeno. Che cosa vi devo dire? Su di me, io non ho bisogno della cipria, il che è strano. Non è mai capitato con nessun fondotinta, e comunque non è sponsorizzata sta cosa, cioè, è solo per farvi sapere. E non è un brand conosciutissimo, specialmente per il fondotinta, è più conosciuto per la skincare. Ma questo fondotinta, probabilmente sono stati loro bravi a vedere il colore che dovevo usare, quindi colore, probabilmente sono stati loro. Però la formula del fondotinta, se volete una cosa veloce, da non usare la cipria, che comunque non lasci la pelle lucida, provatelo. Altra cosa volevo menzionare. Cosa cercate? Volevo menzionare qualcosa? Lui è qui tutto il tempo, sapete? Probabilmente non lo vedete perché sta sdraiato, ma è qui tutto il tempo. E oggi ho caricato, proprio con Gatto Denver, delle story. E quelle story erano quelle stories. Ah, te ne vai? Ah no, te ne vai, amore mio. Diamo un pezzetto di pollo a Gatto Denver. Mi dico sempre, perché non gli dai da mangiare, ragazzi? Alle crocchette lì, non vi preoccupate. Ma almeno un po' di pollo senza la panatura glielo do. Tieni, tieni. Vuoi mangiarlo da qua? Così ti vedo, no? To. La felicità di Gatto Denver in questo momento. Ho messo delle stories con Gatto Denver ed erano state girate nella casa vecchia qualche giorno fa. E che a volte se sono stories, e non lo so nemmeno se gli youtuber le dicono queste cose, però io, cioè, a me piace essere molto onesta con voi, cioè, perché no? Le stories le ho girate qualche giorno fa, e perché? Perché a volte faccio vedere i contenuti prima al brand con cui sto lavorando, e quindi magari a volte ci vuole qualche giorno prima che vadano online. Semplicemente non sono ritornata nella vecchia casa con Gatto Denver, ok? Perché ho fatto un sacco, cioè, ho visto che eravate molto confusi, quindi questa è la spiegazione. Non ho lì traslocato. Tra l'altro vi devo ancora fare l'home tour. Gatto Denver ti ho dato un pezzetto, e dentro i gatti non ho dato niente, e hai ancora le trocchette lì. Che non hai finito. Che non hai finito tu. Vi devo fare ancora l'home tour. Lo so, ragazzi, in realtà non so se è proprio tutto finito, abbiamo proprio tutto, cioè, messo tutto a posto, più o meno. Ma ve lo devo fare, ve lo devo assolutamente fare, lo so, non mi dimentico, vedo le vostre richieste. E poi volevo menzionare anche, ma credo di averlo menzionato anche nell'ultimo vlog, ma no, non ho rifatto il filler al labbro superiore, ragazzi, non so come mai mi viene richiesto così tante volte, ma l'ultima volta che l'ho fatto è quando ho filmato il vlog, tipo un... voi che vi ricordate quanto tempo fa? Era parecchio, tipo un anno. Un po' di più, un po' di meno, un po' di più, boh, non lo so, comunque un anno. E non se ne va, cioè, non so se devo preoccuparmi o essere contenta della serie, ma per adesso, ragazzi, comunque ho fatto un filler che deve durare di più teoricamente, quindi per non andare così spesso, perché comunque fa male, Io ho una soglia del dolore abbastanza alta, davvero, ma fa male un po', però vabbè, sopporto, insomma. Però meglio lo fai, meglio è. Ci dura un po' di più, così non devo ritornare a farmi filzare con gli aghi il labbro. Cioè, devo, ovviamente, una scelta, no? Perché devi puntualizzare tutto su internet. Comunque, sto durando ancora. E non pianifico di andare a rifarlo presto, perché comunque sta durando. Quindi, per adesso, sono a posto. Poi, non so. Come se adesso tutti avessero il filler alle labbra, o comunque tantissimi. E fa strano, perché quando io, allora, io ho il labbro sotto, ok, è così spesso, cioè così grosso naturalmente, cioè, mi hanno sempre preso in giro per questo. Adesso che vanno di moda le labbra carnose è strafigo, no? Però per me è sempre stato un po' una vergogna, in realtà, specialmente quando ero più piccola. Adesso invece mi piace averle più bilanciate, in modo che quello sopra sia un pochino più
voluminoso, perché altrimenti avevo quello sotto e quello sopra zero. Non so come mai, anche se la mia dermatologa dice che è una cosa figa, che va di moda, però a me non piace. Non mi è mai piaciuta questa cosa. Poi il filler al labbro superiore è stato un po' catartico, perché ho sempre visto quello sotto così grosso e quello sopra così sottile. Mi ha sempre dato fastidio questo non bilanciamento. Ovviamente è una stupidaggine, però mi ha sempre dato un po' fastidio, quindi sono contenta. E non avrei invece mai fatto niente che fosse permanente, quindi il filler è perfetto, perché l'acido ialuronico dopo un po' si riassorbe nei tessuti e sparisce, e per me è l'ideale, una cosa che mi dura per sempre. Non avrei mai fatta, non avrei il coraggio, sarei troppo spaventata. Che in quel caso, cioè, qualcosa va male, cosa fai? Cioè, resti così per sempre? È terribile questa cosa, se ci pensate. A che punto siamo? Allora, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ne ho mangiate 11. Io non credo che riuscirò nemmeno ad iniziare la scatola delle altre 20. Non so nemmeno se questa la finisco. Però ragazzi, 20 sono tantissime, eh? Adesso non mi ricordo, Trisha, quante ne ha mangiate. Non mi ricordo. In America mi sa che hanno la box da 50, però. In America è tutto più gigantesco, anche nei fast food. Cioè, c'è la bibita da... quant'è? 5 litri? È un bicchiere, ragazzi, gigante. Ci sono i nuggets... scusate, si era spenta la videocamera. Cioè, ci sono i nuggets nel secchiello, praticamente. È una cosa assurda. E ogni volta che vado negli Stati Uniti mi rendo conto di quanto mangino. Ma non necessariamente... forse anche sì, abbastanza cibo spazzatura, ma... le porzioni. Spero di non essere tutta sporca di formaggio, cheddar. Le porzioni, ragazzi, sono, cioè, veramente sono ridicole. E quello che mi ha dato più fastidio, specialmente mi ricordo a New York una volta, è stato, sono stata in un ristorante abbastanza tempo, abbiamo mangiato, insomma, c'era sempre la comoda, ed ho visto un sacco di cibo andare, cioè, tornare in cucina, e ovviamente sarebbe finito nella spazzatura. Perché la gente, tanta gente, non riusciva a finire le porzioni. C'erano quelli che le finivano ed erano molto in carne, ma c'era chi non ce la faceva, e quindi c'era un sacco di spreco, e quindi c'è un sacco di cibo che va buttato, mentre da noi più o meno, beh, ordini qualcosa e la finisci. Non la finisci mai, la porti a casa. Io ho sempre fatto così. Ma non... odio, cioè non butterei mai il cibo, mi dà fastidio buttare il cibo. E lì ho visto uno spreco esorbitante di cibo, perché le porzioni sono troppo grandi, è impossibile finirle. Mi ricordo che avevo preso un piatto di pasta per due persone, cioè eravamo in due, non è che io mi mangio due piatti, ma ci hanno portato letteralmente un secchio, cioè una pentola enorme piena di pasta, piena di spaghetti, cioè quelle non erano due porzioni. Per noi sarebbero state 5, senza esagerare, è una cosa incredibile. E quindi Trisha, mi sta tornando al discorso, Trisha aveva la box da 50, da 100, da quant'era? 50 secondo me. Beh, nemmeno lei è riuscita a finirle comunque. Impossibile finire 40 nuggets da soli, cioè penso che finirei all'ospedale. Comunque mi fa piacere anche, volevo dire perché stavo leggendo poco fa i commenti, mi fa piacere anche che vi sia piaciuto molto il video che ho caricato ieri in cui provavo i prodotti make up. In questo video sono così praticamente, perché non so se sto nell'inquadratura, i prodotti make up di Chiara Ferragni, e ho visto che i commenti si dividono un po' in due pensieri diversi. Cioè, c'è chi ama, c'è chi invece dice che sta troppo da anni 90, quindi magari non piace che non sia così scrivente. Ho letto diverse critiche, devo essere sincera, però bene o male tutte molto gentili, quindi mi fa piacere. A me, vi dico, è piaciuta e l'ho usata anche oggi, tra l'altro, perché è troppo bella, cioè io adoro il packaging, l'ho usata anche oggi per questo trucco. Potete vederlo, i colori sono simili, sì, ha delle pepe, cioè
Io l'avrei fatto diversa, ma ovviamente io non sono lei, quindi anche lei magari il mio kit benefit avrebbe fatto diverso, ma è normale. Quelli sono i suoi gusti e vi devo dire che avendo più o meno i suoi colori, comunque il carnagione chiaro, occhi chiari, capelli biondi, a me piace come mi sta. Ovviamente poi dipende dai gusti, da come uno è abituato. Ho messo, ragazzi, notiamo, lo sto dicendo solo adesso, ma notiamo, ho usato la palette di Chiara Ferragni, anche il mascara vi dirò, ma ho messo anche l'illuminante della palette. Ragazzi, sto indossando l'illuminante, sono brava, ditemi che sono brava, sto esplorando, mi avete detto che mi sta bene, che devo metterlo ancora, quindi l'ho rimesso, ditemi come mi sta, sinceri, cioè devo incorporarlo sto illuminante nella routine make up o no? Assolutamente, a me non dispiace, però ripeto, non so come sia il make up in questo video perché l'ho fatto un po' di ore fa, quindi ragazzi, piccolo aggiornamento. Questa è la 15ª crocchetta che sto mangiando. Ho quasi finito le mie patatine, le altre non le ho manco iniziate, questa non l'ho toccata. Lo so che sono un po' un disappointment per quanto riguarda il mukbang, ma io non riesco a finirle, cioè ho mangiato 15 nuggets. Aspettate un attimo, io sto dicendo non ce la faccio, sono scarsa, ma ho mangiato 15 nuggets. Cioè la porzione massima è da 9. Io ho mangiato la porzione massima più 3. Più 6. Mamma mia, come sto messa bene con la matematica. Ho mangiato la porzione massima più altri 6 McNuggets con questo morso. Non è normale. Mangiato troppo, ragazzi, non ce la faccio letteralmente. Cioè, sono strapiena, ma c'è sempre spazio per il dolce. Quindi il gelato lo mangiamo sicuro. Però vi dico, ancora una la mangeremo, perché no? Sono buone, avevo proprio voglia di nuggets oggi, però ragazzi, questa non la finirò mai, cioè è impossibile. Domani costringerò Eric a mangiare McDonald's, lui non vuole assolutamente mangiare McDonald's, ma prima o poi ce la farò e lo convincerò. Queste patatine sono abbastanza promosse, devo dire, sono niente male, anche se mi aspettavo fossero un po' più diverse da quelle classiche. Comunque, abbiamo iniziato a guardare Slasher, la serie TV su Netflix. No spoiler, ve lo dico subito perché so che siamo alla terza stagione, non so se è in corso o è finita. Noi abbiamo appena iniziato i primi episodi, quindi non spoilerateci nulla se avete già visto altre stagioni o se siete più avanti di noi, vi prego. Ho visto però che la prima, la seconda e la terza sono completamente diversi come, cioè sono completamente diverse come tema, eccetera. Però la prima ci sta piacendo molto. E Eric mi prende sempre in giro che le serie TV su Netflix hanno sempre dei finali deludenti e mi dice sempre: oh, ho una serie TV Netflix. Però ragazzi, cioè, per me questa serie TV piace. Cioè, a me questa serie TV piace, per il momento piace, non so come sarà il finale, ma per il momento mi piace. Effettivamente Haunted Hill House, la mia serie TV preferita di tutti i tempi, ragazzi, meravigliosa. Se adorate l'horror, i film, le serie TV di paranormale, fantasmi, non perdetevela, perché cioè noi l'abbiamo adorata, però effettivamente finisce in un modo un po' strano. Io se penso a quel fantasma che fluttuava nell'aria, mamma mia, che poi ti viene vicino, mio Dio, io ho ancora gli incubi per quella scena, cioè inquietantissimo, cioè fantastico, non so perché, ma quando guardo gli horror mi piace spaventarmi, non ha senso sta cosa. Poi vado, cioè poi non vado sulle montagne russe, non vado nella horror house, però non lo so, mi piacciono i film, serie TV, i videogiochi di paranormale, ma non le cose dal vivo, se ha un senso, se è strana sta cosa, però è così. Però consigliateci anche altre serie TV, anche non necessariamente solo horror, ma che vi siano piaciute. Perché abbiamo visto tutte, abbiamo visto Black Summer e poi tutte le puntate di Z Nation, non mi viene il nome, Z Nation. Ci è piaciuto molto, in realtà non avevo mai visto niente sugli zombie.
perché non mi piace come, non lo so come stile, però queste due mi sono piaciute. Vabbè, Black Summer è solo una stagione, sarebbe il prequel, poi c'è Zetanation. Mi è piaciuto molto, anche le battute, i personaggi, era carino. Black Summer molto più serio, Black Summer molto più serio e più pauroso, invece Zetanation era un pochino più leggero, tra virgolette, anche se comunque molto, comunque pauroso. Ho finito le patatine con il cheddar cheese. Niente male, vi dirò, niente male. Quasi finito anche la Coca-Cola, ed era tantissima. Io che valuto se prendere ancora una crocchetta, ne mangio ancora una? No, ragazzi, non ce la faccio. Ma sì, mangiamo. No, meglio di no. Oggi sono indecisa. No, ragazzi, meglio di no. Ho paura di stare sinceramente male, perché poi io, cioè, le vedo e mi invogliano. Ma è meglio fermarsi qui, ragazzi. Quindi, quante ne ho mangiate alla fine? Ne ho avanzate 4. Quindi ne ho mangiate, wow, 16. Più una porzione di patatine cheddar. Ho mangiato 16 McNuggets. Voi, quanti McNuggets riuscireste a mangiare? Sinceramente, ci avete mai provato? Attenzione, avete intenzione di farla questa challenge? Probabilmente no, perché se no noi youtuber siamo così cretini da fare questa cosa. Ho voluto emulare il mio mito dei mukbang, Trisha Paytas, anche se in questo periodo non se la sta passando tanto bene, se avete notato, che mi dispiace molto. Ma voi la seguite? Perché a me, cioè, Jason piaceva molto, questo suo fidanzato, però adesso si sono lasciati. Mi rendo conto che sto parlando come se si trattasse di una serie TV e sto praticamente, sto sperimentando quello che sperimentano i miei follower con me. Però è strano pensare che, cioè, è la sua vita, però è anche uno show, ed è la stessa cosa con me. Oh mio Dio, è veramente strano, veramente, veramente strano. Però sì, si sono lasciati, tipo, e lei è tristissima, e anche a me dispiace molto, perché a me lui piaceva. Però lei era, cioè, non era comunque serena o tranquilla, quindi non lo so, non lo so. Però a me lei piace tantissimo, e quando non so cosa fare, mi sto truccando, mi lavo i denti, cioè, guardo lei. Non so perché, ma trovo che abbia molta personalità, un po' una Marilyn Monroe dei giorni nostri, se vogliamo dire così. Non lo so, a me piace molto, so che c'è molto controversy, Dio, come parlo? So che ci sono molte, è in mezzo all'occhio del ciclone per delle critiche in questo momento, eccetera. Però vi devo dire la verità, questo Nico Cado avocado, no? Cioè, io non so se sapete tutta la questione. Praticamente, prendiamo il gelato, così vi racconto mentre mangio. Sa se sono a fuoco, spero. La videocamera è troppo lontana, non posso vederlo. McFlurry, ragazzi, ho preso quello gli sneaker, non ne sono sicura, però almeno non è tutto sciolto, quindi almeno questo, ragazzi. Oggi non ho fatto versi strani, siete fieri di me? Cioè, in realtà l'ho appena fatto. Vabbè, amore mio, gelato non lo puoi mangiare già oggi gli ho fatto leccare il tappo dello yogurt, del vasetto di yogurt, perché lui è matto per i latticini, però gli fanno male al pancino, quindi non gli devo dare i latticini, quindi lui mi guarderà questo gelato come se fosse la cosa più buona al mondo, ma io devo resistere, non gli devo dare niente, perché poi sta male. Però lui impazzisce per i latticini, la frutta, le banane in particolare, anche le pesche, soprattutto le banane, e frappè, yogurt, gelati. Io continuo a dirgli, gatto Denver, tu sei un carnivoro, tu non devi mangiare frutta. Cosa c'è, gatto Denver? Non devi mangiare frutta e latticini, tu sei un carnivoro, devi mangiare le crocchette, mangiare la carne, capito? Capito, amore mio? Vabbè, gatto Denver è un po' speciale. È buono. Molto buono. Oh no! Ton ton ton. Lo sapevo che sbagliavo. Mi sono dimenticata che lo sneaker ha anche le noccioline, e a me non piacciono le noccioline. È strapieno di noccioline. Volevo cioccolato, volevo caramello, ma non noccioline. No, strapieno. Vabbè, sapevo, dovevo prendere quello con gli Smarties. Perché non ho preso quello con gli Smarties? Ah, comunque, vi stavo raccontando di Trisha e Jason, ok.
praticamente, che cosa vi stavo raccontando? Vi stavo raccontando praticamente di questo dramma tra Trisha Paytas e Nicocado Avocado, che nome. Comunque, sto ragazzo dice, un pezzetto di caramello buonissimo. Questo ragazzo dice, Trisha Paytas, dopo che ho fatto una video risposta per un suo concorso, una roba del genere, in cui suonavo il violino, lei mi ha contattato dicendo che voleva collaborare con me. Io le ho detto sì, ok, io abito in Colombia, ma verrei solo per te. E lei poi non mi ha più risposto. Io sono venuto a Los Angeles per lei e lei praticamente non mi ha mai risposto. Allora, e quindi tutti a prendersela con Trisha, perché effettivamente lui, per farsi visualizzazioni, la gente dovrebbe capirlo ormai, nel 2019, lui praticamente mostrava tutte le conversazioni WhatsApp private, comunque avute con Trisha. Allora, in Italia è illegale postare, in realtà, adesso che ci penso, postare messaggi privati, conversazioni private su internet, perché sono private. Non so come mai lui abbia potuto farlo, però mi sarei arrabbiata anch'io. E io devo dire, ragazzi, che stranamente, cioè, nel senso, io sto molto dalla parte di Trisha in tutto ciò, e contro il 99,9% della gente, mi rendo conto dai commenti, ma per me, cioè, è vero che lei gli ha scritto, nonostante il nocciolino è buono, è vero che lei gli ha scritto, ti adoro, voglio collaborare con te, si sono scambiati i messaggi, sì, sei stato bravissimo a fare quel video, eccetera, eccetera, dai, prossima settimana sono libera, ok, io vengo a Los Angeles, va bene. Dopodiché però, lui gli ha scritto, ehi Trisha, sto per prenotare il biglietto, e lei non ha risposto, ehi Trisha, prenotato il biglietto, vengo tra 2 settimane, e lei non risponde. Allora, a quel punto, no? Cioè, ma già quando tu le dici, Trisha, sto prenotando il biglietto, e lei non ti risponde, cioè, non prenotarlo. Forse sono scema io, ma nel momento in cui tu le dici, e lui la tempestata di messaggi, proprio tempestata, nel momento in cui lui ti dice, cioè nel momento in cui tu le dici, ho prenotato il biglietto, non vedo l'ora, e continua a scriverle per 2, 3 settimane, un mese, quant'era, e lei non ti risponde, cioè perché ci vai? È normale che qualcosa sarà successo, cioè perché ci vai? Lui dice, io ho speso i biglietti del volo, ho volato in prima classe, quindi alla fine, se voli in prima classe, evidentemente le possibilità ce le hai, quindi insomma non andrei proprio a mettermi su Inter, ma forse ha ragione, ha detto, beh, ma lei, cioè, gli aveva detto sì, vieni, e poi ha cambiato idea, ok, però il momento in cui, cioè, uno non ti risponde più, e non ti risponde da un bel po', cioè, tu perché lo prenoti il volo? Cioè, dopo tutto non vi siete mai incontrati, dopo tutto non lo conosci di persona, non la conosce di persona, quindi, non lo so, mi sembra tutto architettato per farle fare una brutta figura, perché lui possa fare visualizzazioni, perché lui ha fatto molte visualizzazioni con questa storia. Io per esempio non lo conoscevo, il suo canale, se non fosse per Trisha, perché io conosco lei, quindi non lo so, questa l'ho trovata. Poi proprio nel periodo in cui lei comunque si è lasciata con il fidanzato, eccetera eccetera, stavano insieme da un bel po', quindi non mi sembra tanto corretto fare una cosa del genere ad uno youtuber dopo che da questa vicenda sono passati anni, tirarla fuori adesso, boh, non lo so, per me è stata una cosa di cattivo gusto. E adesso questo ragazzo, questo youtuber, non lo conoscevo, ma non lo seguirei, perché non mi è piaciuta sta cosa. In generale, qualcuno che si mette a fare un video del genere, fa vedere i messaggi, cioè, non lo so, è una questione che al massimo dovrà sbrigare con lei. Lui è andato avanti poi a scriverle, è anche tornato da Los Angeles tantissime tantissime volte, dei poemi lunghissimi li ha fatti vedere, ma per me sa di stalker, cioè non ti rispondo, passano mesi, 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 magari anni, non mi ricordo, ma cioè fattene una ragione. Io dopo uno, massimo 2 messaggi, uno non mi risponde, specialmente se questa persona non l'ho mai vista nella mia vita, è uno che, cioè, mi sono scritta su internet, è ovvio che non ci fai caso, no? Cioè, non è che continui a fare lo stalker, perché è veramente strano, non lo so. E quello che ha detto lei, secondo me ha un senso, perché lei dice, io vivo da sola, non me la sono sentita di farlo venire, e non sapevo come dirglielo. Ci sta. Cioè, io non, magari, cioè, potrebbe capitare pure a me,
Io vabbè, io lo direi, guarda, scusa, ho cambiato idea, probabilmente lo direi, è vero. Però, cioè, è plausibile la cosa che dice lei, quindi... Se non sapete tutto l'ambaradan, più o meno vi ho spiegato. Altrimenti andatevi a vedere tutti i video sul gossip, Trisha, Nicocado, Avocado, lo scrivete, lo trovate. Un casino. Non ho seguito molto bene invece la vicenda di... oh mio Dio, un vuoto totale, come si chiama? James Charles, non mi veniva, e l'altra youtuber. Allora lei, molto meno seguita di lui, magari avrà avuto anche ragione ad avercela con lui, ma il motivo in cui, cioè, se tu fai un video contro una persona che è molto più seguita di te, lo fai per i soldi. Se, cioè, lo fai per i soldi. Lei infatti solo da un video che le ha fruttato tipo 30 milioni di visualizzazioni, ragazzi, sapete quanti soldi si è fatta? Ma tanti, ve lo dico io, tanti, 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 tanti soldi. E anche i video dopo le stanno fruttando molto molto bene, quindi magari davvero qualcosa, non ho seguito tanto bene, vi dico la verità, magari davvero qualcosa del loro rapporto con James Charles, magari lui si è comportato veramente male con lei, però uno ha tipo 15 anni meno di te, quindi lascialo in pace, cioè nel senso, anche se sbaglia, ha 15 anni meno di te, io sarei protettiva verso qualcuno che ha 15 anni meno di me. Lei magari l'ho anche stata, ripeto, non ho seguito bene, però se fai quel genere di video e lo fai, e l'ha intitolato By Sister, e lui è famosissimo per chiamare i suoi iscritti sisters, lo fai puramente per i soldi, perché qualsiasi questione la risolvi con lui, non lo dici su YouTube, puramente per soldi, Questa cosa a me non piace, cioè, non lo so, e tutta questa cosa viene ignorata completamente dalle persone che non si rendono conto che lei prima era molto meno seguita, quindi se un video ti porta tutte quelle visualizzazioni non è una sorpresa. Se sei uno youtuber sai che un video del genere ti porta molte visualizzazioni e molti soldi, e perché mai avrebbe dovuto farlo? Perché ce l'aveva con lui e non voleva sbrigare la questione da sola con James, ma voleva metterla online per un principio più grande, o per principio, o perché si faceva un sacco di soldi così. Cioè, secondo voi, boh, non lo so, a me queste cose fanno impazzire. Specialmente non me lo sarei aspettata da una youtuber di una certa età, tra virgolette, come lei. Me l'aspetterei da una Tana Mongo che è giovanissima, ma non da lei. Boh, non lo so. In generale, però, ripeto, non so nulla praticamente della faccenda, quindi forse non dovrei nemmeno esprimermi, o forse sì, boh, non lo so, forse è strano che io stia dalla parte in questi drama delle persone più odiate, ma per quanto mi riguarda la penso così. Ci sono dei pezzetti di caramello che sono paurosi, sono buonissimi. Però ci sono le noccioline che non mi piacciono affatto. Continuerò a mangiarlo fino a finirlo? Assolutamente sì. Sono ancora scioccata per tutti i nuggets che ho mangiato. Non voglio più farmi mukbang, ragazzi, diventerò obesa. Però mi diverto così tanto a farli. Cioè, quando magari Eric lavora la notte e io sono qui con i gatti e mangio comunque da sola, mi piace proprio fare mukbang con voi. Cioè, ah, gatto Denver! Ma gatto Denver, datti una calmata, queste testate. Amore mio, sei bellissimo. Altra nocciolina. Piccolo aggiornamento sulla convivenza tra gatti. Allora, gatta Beta sta terrorizzando gatto Denver, lo odia. Però i primi giorni era lui che terrorizzava lei, quindi se lo merita. Gatto Max e gatto Denver sono amici, ogni tanto si lavano, ogni tanto si soffiano, però la maggior parte del tempo si lavano e giocano, quindi top. Gatta Stellina barra Audrey, che è lo stesso gatto, ragazzi, lei inizialmente l'ho chiamata Audrey, però poi mi è venuto di chiamarla gatta Stellina, quindi la chiamo sempre gatta Stellina, ma comunque il suo nome sarebbe Audrey.
Lei invece sta per, le, cioè per i fatti suoi. Alcuni mi hanno detto, no, lei sta per i fatti suoi perché è offesa, sta male perché ci sono altri gatti. No, ragazzi, non avete capito, gatta sterile è così sempre. Cioè, è la sua normalità. Non è che ha cambiato. Lei voleva starsene in pace anche quando c'era solo gatto Denver. Non le piace proprio, a parte che ha 10 anni lei, a luglio farà 10 anni, quindi è anche un po' più vecchietta rispetto agli altri, ma non è mai stata una gatta molto attiva. Lei piace riposare, quando vuole venirti vicino per le fusa, le coccole, viene, quando vuole giocare con Denver va, adesso spero lo farà anche con gli altri due gatti, però è raro, per la maggior parte del tempo le piace, lei ha i suoi posti, che qui sono o il grattino o la sedia, lei sta lì e dorme. Quindi non dovete preoccuparvi, non è, cioè sta bene, mangia tantissimo come sempre, tranquilli. E con questo abbiamo finito tutto, ragazzi, non ho fatto l'anteprima, potrei farla con me. Facciamo l'anteprima assieme ragazzi, allora, così, mettiamo, dove lo metto questo qua. Ok, direi che come anteprima può andare, e sì, in nuggets che stavo usando per l'anteprima l'ho rimesso nella scatola, tanto li mangio io. Ok, mia family, questo è quanto. Ovviamente non siamo riusciti a completare la challenge, nel senso non sarei mai riuscita a mangiarne 40, però penso di aver fatto un discreto lavoro mangiandone 16. Mi sto vergognando di me stessa. Comunque, questo è quanto. Patatine e tutto il resto dei nuggets saranno per domani, non lo so. E, questo è quanto. Spero che vi sia piaciuto questo video. Bacio grande. A domani. Ciao. Vi voglio bene.